bentornati ad una nuova puntata degli Inciuci. Bridgerton, la seconda parte di Bridgerton alle porte, quindi io non posso non parlare ovviamente della Royal Family, perché proprio oggi c'è stato il matrimonio di Hugh Grosvenor, il settimo duca di Westminster, ovviamente amico fraterno dei giovani reali, ma anche tra le persone, tra virgolette, più ricche al mondo. Infatti si stima che il suo patrimonio sia pari a 12,8 miliardi di dollari, poverino, perché ovviamente ha ereditato dal suo defunto padre numerosi titoli, soprattutto immobiliari, e quindi questo lo colloca 15° posto sulla classifica del Sunday Times. Ovviamente al matrimonio era presente Harry, scusatemi, no? Era presente William, ma senza Kate, perché come sappiamo appunto Kate si è ritirata per proseguire insomma le cure contro il suo male, mentre grande assente, come insomma tutti potevano un po' aspettarsi, Harry e Meghan, ovviamente in relazione al fatto che loro non stanno avendo più rapporti appunto con la famiglia reale. Quindi tra questi 400 invitati mancavano solo ed esclusivamente loro, oltre ad altri reali, oltre ad al tra gli altri reali, perdonatemi, c'era anche Eugénie, figlia di Andrea e Sara Ferguson, ovviamente. Passiamo ad un'altra però Royal Family, che di Royal ha poco, di Family forse quasi più niente. Perché? Perché stiamo parlando di Fedez e Chiara Ferragni. Nello specifico sono due le notizie che vi daremo oggi. Perché? È uscita da poco la notizia in merito al fatto che Muschio Selvaggio è passato al 100% a Luis Sal. Sappiamo infatti che all'epoca Luis Sal e Fedez avevano aperto insieme il format di Muschio Selvaggio. Dopo un po' appunto loro hanno litigato e quindi poi Fedez proseguì insomma la conduzione di Muschio Selvaggio, dando un'impronta un po' più crime, un po' più dedita forse alla verità, con Marra. Ovviamente, come tutti quanti sappiamo, Luis Sal ha reclamato insomma i diritti appunto di Muschio Selvaggio, e oggi è arrivata la sentenza, perché appunto davanti ad un notaio è avvenuto il passaggio 100% delle quote a Luis Solv. Quindi Fedez non fa più parte insomma di Muschio Selvaggio. Ovviamente tramite una nota pubblicata sui social, Fedez ha fatto intendere, senza neanche troppo velatamente, di non essere molto felice ovviamente di questa scelta e di quello che è successo, soprattutto perché appunto lui e Marra erano riusciti a dare nel corso del tempo un taglio che era molto, molto sul crime, parlavano di fatti reali, di true crime, tra virgolette, italiani, ma anche comunque di argomenti che andavano un po' fuori lo schema classico dei podcast, mentre Luis Sal aveva un atteggiamento che è totalmente diverso, molto più fine forse, e molto meno fuori dagli schemi. Quindi comunque Fedez non è contento di questo, e penso che dopo le ultime indiscrezioni che sono uscite non è contento neanche di un altro fatto. Perché? Perché in questi giorni sempre Fedez e Chiara Ferragni sono al centro della cronaca. Come sappiamo, loro due si sono lasciati, si stanno facendo un po' di dissing, c'è chi parte, c'è chi torna, c'è chi fa le foto con, in questo caso Chiara Ferragni, con la statua di Napoleone, e invece c'è Fedez che viene paparazzato ogni sera con una ragazza diversa. Insomma, si stanno un po' lasciando andare. Comunque, tramite l'indiscrezione pubblicata da Dillinger News, sembrerebbe che Chiara Ferragni abbia chiesto 40.000 euro al mese di alimenti a Fedez, ma il legale appunto di Chiara Ferragni ha smentito queste voci, dicendo appunto che non ci sono, che le voci che stanno circolando in realtà non hanno un fondamento di verità. Ora, questo non lo riesco a comprendere bene, soprattutto perché comunque Dillinger News, in merito alla questione Fedez e Chiara Ferragni, fino adesso non ha poi tanto sbagliato. Anche perché, sempre secondo Dillinger News, Fedez avrebbe scelto di mettere in vendita Villa Matilda, cioè la villa comprata sul lago di Como un anno fa, per ripicca contro la moglie. Quindi, teoricamente, Chiara Ferragni avrebbe chiesto questi 40 milioni per ripicca. Ora,
Dove sta la verità attualmente non si sa, si saprà soltanto ovviamente con il passare del tempo, però appunto non è poi non sono delle dichiarazioni così tanto strane, visto anche gli atteggiamenti di Fedez e di Chiara Ferragni negli ultimi periodi. Ragazzi, per oggi è tutto. Io prima di augurarvi un buon weekend vi obbligo ad andare su tutti i nostri canali social e seguiteci per avere in tempo reale tutte le notizie di cui avete voglia di leggere. Quindi seguiteci su Facebook, su YouTube, Instagram, TikTok. Scusatemi, ma dovete sapere che dalla regia fanno i segni e quindi a me viene da ridere sempre. Quindi ripeto, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Twitter e anche Telegram, perché appunto lì vi arriverà le notizie in tempo reale di tutti gli argomenti che volete leggere, dalla cronaca al gossip, dallo sport al calcio, poi adesso entriamo negli europei, tra un po' le olimpiadi, quindi da noi potete leggere tutto quello che volete. Io vi auguro un buon weekend e noi ci vediamo venerdì prossimo con un'altra puntata degli Inciuci. Besitos!